fatto anche l'assist per Luis Alberto. E vabbè, però questa l'abbiamo già detto. Diciamo, sono due giocate decisive poi per quello, però sì, se poi devo analizzare la prestazione, magari non è proprio da 7 e mezzo, però sono due cose però, che poi decidono praticamente la partita. No, però, sai perché? Perché considera... mi stava per far perdere il fantacalcio su 7 e mezzo. Considera che prestazione normale, però sì, sì, con gol e assist ci sta, però. Io in realtà ero anche dubbioso se mettere 8, ma proprio per la questione che comunque sono è decisivo proprio al fine poi di una vittoria così importante. Motivo per cui ho poi dato 6 anche a Milinkovic sottotono, però fa partire l'azione del vantaggio, parte dai suoi piedi per poi essere rifinita da Immobile che la passa poi a Luis Alberto. Però comunque... sul giudizio su Milinkovic pure io oggi ho sentito un po' troppe critiche, perché comunque noi siamo abituati a vederlo giocare in una determinata maniera perché sappiamo quanto è forte questo ragazzo. Certo. Vederlo fare una prestazione normale magari è, per noi è strano, però mi sembrano pure eccessive le critiche. No, ma infatti il suo modo di giocare è quello che dicono molti, sembra che ci metta sufficienza oppure i colpi di tacco oppure il lezioso, ma il suo modo di giocare è quello, ragazzi. Sì, sempre sì, nel bene e nel male. Sta palla sotto la suola. Pure giovedì nella partita in cui serviva la clava lui faceva sempre col fioretto. Sì, forse esatto, è questo che deve capire, crescendo lo capirà perché è giovane, però comunque il suo modo di giocare è quello su Milinkovic Savic. Andrea, sul resto dei voti sei d'accordo? No, stragoscia. Come Milinkovic gli ha dato 6, sì. Sì, Milinkovic, Anderson per me 6,5-7 quasi, perché magari non ha fatto, a parte ha fatto per me, ecco, come diceva Alberto, il gol di Immobile nasce da lui e poi è sempre un pericolo, i suoi strappi creano superiorità numerica, e quindi diciamo un 6, quasi 7 di fiducia. E, aspetta, mi manca il centrocampista Luis Alberto, quanto? Luis Alberto 7. La motivazione 7, io invece anche lui fare un mezzo voto in meno, perché non è stata brillante la Lazio ieri, però allora, ripeto, ha giocato, se poi devo dare un voto generale a tutta la rosa, alla squadra, come ha gestito la partita, allora do un bel 7. Però i giocatori non parte, poi Lucas Leiva come al solito grande corridore, recupera palloni, mena, intelligenza tattica. A me è piaciuto pure Marosic comunque. Anche Marosic, se sì, è partito male e poi in partita che mi salta l'uomo. Purtroppo non lo fa e un terzino lo deve fare. Ma sì, credo anche lui comunque stia tornando poi da alcuni problemi fisici, perché a inizio anno lo faceva e come. Sì, sì. Anche se secondo me ancora deve superare il suo grosso problema, lui ancora non l'ha capito di essere forte, questo è il suo grosso problema. Spesso e volentieri nel secondo tempo si trova dentro l'aria comunque. Scusate, a questi giocatori che compriamo noi, proprio per non fare l'errore di Luis Alberto, quello che mi viene in mente, ma ce ne sono tanti altri, e giudicherò questi giocatori dal secondo anno poi. Sì, sì. Luis Alberto è già il secondo. No, proprio lui dice, visto Luis Alberto è il primo cancellato. Quindi. Marusic, aspetto, lo vedo tipo un anno di esperienza in campionato. Io sono d'accordo con Gianfranco, però forse deve acquisire ancora la mentalità di essere un buon giocatore, un signor giocatore. Sì, no, lui ancora deve lavorare molto sulla come hanno lavorato con Luis Alberto sulla testa, sì, su quello, perché non gli manca niente per fare il ruolo che fa. Pure ieri è capitata la palla per far gol, perché rientra bene, però poi calcia male perché evidentemente fisicamente non sta ancora al 100%, però là c'era dentro l'area. Per l'ennesima volta invece do un bel 6,5, perché rientra ancora una volta, entra in partita in corso in modo perfetto. Chi? E rilegando poi alla partita pure di giovedì, dove è stato uno dei migliori, Patrick. Ah, sì, molto meglio rispetto al Benevento. Sì, no, col Benevento guarda, è stato era quasi imbarazzante, perché da tanto in quantità, però certo, sì, la qualità, anche se poi vabbè, da dire comunque l'errore che ha fatto col Benevento è dovuto comunque a un ottimo scatto poi di Lombardi, che speriamo vivamente poi di rivedere magari l'anno prossimo. Sì, il pallone era pure uscito, pure, se vogliamo dirla tutta, però sì, sì, vabbè, però a quel punto se vogliamo proprio non dirla si tutta. Pubblicano manco più le immagini di quello che succede, perché ormai è talmente da sì, era fuori. C'è questo leggero particolare su quell'azione. Patrick è quel tipo di giocatore che io veramente, se mi andavo a Manala, se non saprei che ruolo mettono. Per me il ruolo di Patrick non si sa.
Io, guarda, è quello che ho detto. Il centrale di difesa se l'ha inventato in Zaghi. Attenzione, questa affermazione è esattamente quella che ha fatto Alberto. Attenzione, colpo di scena. Aiuto. Cioè, a un certo punto pensavo facesse l'esterno d'attacco perché stava proprio dentro l'area stabilmente. Vicino a, anzi, stava più avanti di Milinkovic. Forse Milinkovic doveva fare un'altra cosa, ma lui stava proprio avanti. Sì, in effetti. Vai, vai, Andrea. No, vabbè, volevo cambiare un attimo argomento, però finisci tu. Sì, è giusto proprio per chiudere. In effetti sono molto d'accordo su quello che hai detto te. La prova della Lazio di ieri è una grande prova dal punto di vista del carattere e della mentalità. Sì. Magari sul campo è la prima volta quest'anno che vinciamo una partita, come ho scritto pure su WhatsApp, è la prima volta che vinciamo giocando male. Non benissimo, sì, non sì, da Lazio. Non giocando, esatto, sì, hai ragione, sì. Non giocando male, giocando normalmente, una partita normale, la vinci 2-1, la Lazio ci ha abituato proprio a stravincere, sì, o nel gioco o nel risultato per una quantità di gol. Ovviamente sta partita nel giro d'andata l'avresti vinta 4-5-1. Certo, sì, perché sei pure meglio fisicamente, sì, però la reazione proprio mentale di squadra, di gruppo, sono completamente c'è d'accordo con Andrea. Prendo il pallone adesso, vengo di là perché sì, tanto ti rifaccio i gol perché esatto, sono più forte di te. Sì, veramente sì. È la testa. Questa... Vabbè, questo è il merito di Simone Inzaghi che del mister. Testa la squadra. Vai Andrea. No, volevo, diciamo, adesso si vince, quindi non è che si dà tanto risalto a degli errori ancora importanti che succedono sul campo di gioco da parte della terna arbitrale. Ieri dopo Benevento c'è un'altra palla che esce nettamente, mamma mia, quella del calcio d'angolo, allucinante, in guardialini, non so cosa, in quel momento tu devi guardare solo lì, non so cosa stava guardando. Ma scusa, torno un attimo è indietro, vero, Andrea, ma quella del Benevento è stata vista pure al VAR, perché se vi ricordate prima di dare il gol l'hanno rivista al VAR. Infatti lui, cioè, dice vediamo se è uscita, è uscita posto, gol. Cioè, è dice mi sembra così, sì, è vero, è uscita. Quella di ieri è clamorosa, perché di quella di ieri che c'è tutto fuori, quella col Benevento, col fatto che deve uscire tutto il pallone perché se c'è un pezzetto sulla riga è buona. Sono un po' di dubbi anche io, non è facile andare pure sì, quella guardata. Quella di ieri era tanto fuori, No, quella di ieri era clamorosa, anche quelli di Udine si sono cazzati a favore da giustamente. Mentre il fuorigioco di Caicedo, io non ho visto perché poi stavo lavorando, quindi mi dicono che era pure quello inventato. Sì, sembra, non ci sono tantissime immagini. Non sì, è mai stato fatto vedere. No. Esatto. Ah, quello lì dove lui non tira, Inzaghi si arrabbia perché sì, dice fai gol, poi si rivede, insomma. Sì. E che in effetti per ragionamento giusto, visto che c'è la tecnologia come supporto per l'altro. Per sì, c'è il guardialine sì, carta subito. Stavo comunque provando a parlare di cose, diciamo, poi dice fai finire l'azione e poi dopo casomai alzi la bandiera. Sì, non è proprio così, era diventata una consuetudine perché i guardialini non la sbandiavano più, dice tanto c'è il VAR che lo guarda, però per noi no, non succede così. Beh, sì. No, ecco, una parentesi, perché magari quando si vince si nascondono queste cose, invece ce ne stanno lo stesso. Beh, ma rispetto a quello che è successo poi dall'altra parte prima del gol da Lazio, il calcio d'angolo è niente, quel grandissimo fallo che doveva essere fischiato, che ne parlano da due giorni già da Udinese. E quelli sono falli che in Inghilterra non vengono mai fischiati. Ma quale fallo? Quale fallo? Cioè, finché è Oddo che lo reclama, ci sta pure, perché dopo sette partite che hai perso, ci sta l'arbitro, è l'allenatore, è giusto così. Ma che addirittura ne parli a Sky, a Premium, a Domenica Sportiva, mi sembra un po' eccessivo. Infatti, a caldo, Inzaghi ha risposto non male, però ha detto, vabbè, fate voi, ha detto a Sky, io non li commento più queste cose, insomma. Sì, comunque abbiamo scoperto un altro calciatore della Serie A che è tipo Lazio, l'ho scoperto ieri, non lo sapevo, ed è Vigari. Sì. No, sì, sì, era già risaputo. L'ha dichiarato ieri la Domenica Sportiva, molto bello sentirlo dire. Sì, sì. Vigari. Sì. Sì, no. Ho giocato nel giovanile a Roma, ma sono sempre stato tifoso della Lazio, abbonato con papà allo stadio. Sì, sì, come no. Ha smesso di giocare, quindi. No, già l'aveva detto, come no? Sì, sì. Ufficialmente sì, sì, la sportiva. No, l'aveva, se non erro, proprio in occasione di spalle Lazio. Sì, era stata... sì, sì, come no. Che non è manco male come giocatore. Sì, infatti ci avevo puntato per il fantacalcio, però purtroppo non ha riso come credevo, però vabbè. Lazzari sta rendendo tanto la sì, 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 giocatore. Bellissimo Thomas Villa in collegamento da Milano, Rino Gattuso, avete perso punti da Roma e dall'Inter per la corsa Champions.
però c'ha ragione, perché la Lazio non la considera perché è arrivata già terza. Sì. Dice le quarte sì. potrebbero essere le altre due, no? Se vuoi difendere la tua categoria, Gianfranco, va bene, però... Dei telefonisti? Categoria. Certo. No, poi è stato Cattuso che ha nominato la Lazio, pensa, diciamo, la differenza di professionisti. Però ha detto quello che teoricamente tira l'acqua al mulino suo, giustamente, però fa un'affermazione da sportivo che dice tifiamo Lazio perché conviene a tutti quanti, tra parentesi, no? Conviene al circo Italia, conviene. Ecco, questo è giusto però che sia così. Cioè, ne va di chi sta altro anno, lotterà per l'UEFA o per la Champions League, no? Certo. Perché poi Gattuso alla fine è uno di quelli che quello che pensa dice. Non assolutamente è, sì, assolutamente che, sì. Che, sì. Beh, parliamo un po' adesso invece dei gol di Ciro Immobile, perché comunque tra tutti i discorsi non abbiamo ricordato che comunque la marcatura di ieri è arrivata a quota 27 in campionato. Pure perché, scusate, per nessuno ha fatto mai così bene così con scarpe, lacci, tutto d'oro. Sì. Nessuno ha mai fatto bene prima d'ora con la maglia della Lazio in una singola stagione, perché sì, se non erano i 26 numeri, signori Crespo se non erro, ha superato i numeri di signori che Hernan Crespo, no, signori nel 92, Crespo nel 99, quindi e poi non l'ha fatte nemmeno tutte, mi sembra, quest'anno. Quante ne ha saltate? Una per squalifica, una o due ne ha saltate due Immobile? Due, sì. Due per squalifica. Quindi consolida è vero che sono capocannoniere. 27 sì. gol più tutti quelli che ha fatto in Europa League e in Coppa Italia. Sono 38 in totale in tutto stagione. 38. Ci avviciniamo ai 40. La domanda che vi faccio, così, tanto per, ma i 27 gol fatti nel campionato 2017-2018, a quanti potrebbero equivalere, già prendendo, abbiamo citato per i signori 92-93, oppure andiamo a Hernan Crespo 99-2000, quei giocatori che c'erano all'epoca, soprattutto i difensori che c'erano all'epoca? No, sicuramente quanto sì. valgono questi 27? Sono effettivamente 27 oppure sono sì. numeri, non forse solo quelli di Ciro, meno, di, io parlo in assoluto no, secondo me tra i sì, 13 e 15, ma non per sminuire, anzi figuriamoci, però proprio perché era un altro tipo di calcio, altri difensori, ma anche se pensi, magari mi viene da pensare, Salas nella stagione dello Scudetto aveva superato di poco la doppia cifra, è arrivato a 12 se non erro, cioè per far capire proprio il livello di quella Serie A di quegli anni, cioè senza nulla togliere poi i numeri straordinari di Immobile, che ricordiamolo concorre tuttora per la scarpa d'oro a meno 2 da Salah e Messi, e per il titolo di capocannoniere in Europa League a meno 1 da Duris, che però vabbè, l'Atletico Bilbao è stato eliminato, quindi ha ampi margini per superarlo, visto che il giocatore dell'Atletic non giocherà più altre partite in Europa League, e in campionato più primo che mai nella classifica marcatori della Serie A, quindi non so se questi numeri bastano per rendere l'idea. Straordinari. Quanti ne aveva fatti lo scorso anno? 20. Higuaín 36, perché aveva superato il record di Nord al 35, okay. Quindi 36. Sì, infatti stavano dicendo che a questo punto della stagione lui stava a quota 30. Sì, Immobile sta a 27, quindi comunque ma il campione italiano sta non sta... credo magari riuscire a eguagliare quella cifra, però secondo me può superare ad esempio i 31 gol di Luca Toni nel 2006, che quelli comunque farebbe sì che Immobile poi potrebbe diventare il giocatore italiano più prolifico in una singola stagione, perché se non erro poi quello fu record, cioè nessuno più di Luca Toni, cioè non c'è stato un altro calciatore italiano che ha fatto più gol in una singola stagione, quindi quello lo vedo fattibile e spero vivamente, ma come anche la scarpa d'oro d'altronde, perché comunque non credo che poi mi sa che Andrea è caduto dal collegamento. Andrea è svenuto. Ok, lo richiamiamo. Beh sì, Dio, Messi e Salah. Messi, no, può giocarsela fino all'ultimo, poi Kane, naturalmente non è certo, certo. Kane pure sì. Però, sì, comunque, però in vantaggio sono loro. L'italiano sta giocando con Dybala, con Icardi, con Higuaín, con Dzeko, insomma. Diciamo comunque al momento si può dire con
con Icardi e un minimo a Dybala, che dopo questa tripletta è un po' rientrato, però comunque dista ancora parecchio, se non erro è salito a 21 sì. se ieri, quindi comunque dista ancora un po', però sicuramente sono numeri stratosferici.